Ciao ragazzi, come state? Bene, voglio fare un video, nulla di cose che hanno già fatto, trasmesso, anche molto bravi. Però un video così, nudo e crudo. L'altro giorno pensavo, il mio iPhone 7. Ho detto che qualcuno, dico, che lo cambiamo e prendiamo qualcos'altro, no? Sempre iPhone, perché sono abituato appunto con lo Swatch, che battito il cuore, eccetera, eccetera, quindi mi trovo bene. E quindi ho detto, beh, cambiamolo. A questo punto, questo avrà 7 anni forse, 7, 8, 6, non lo so. Non sono molto tecnologico. E cosa ho fatto? Sono andato in negozio e ho preso questo iPhone 13 Pro Max. Ormai di questo sapete tutto perché hanno pubblicato tutto di più e via. Però voglio parlare della mia esperienza, ecco, del mio piccolo che ovviamente, essendo io molto vecchiarello, pensavo, ma ci stava il caricabatteria? No, non c'è caricabatteria. C'è un caricabatteria a parte che costa 25 euro, se no ne prendi uno simile a 20 euro. Infatti quello che ho fatto. E via. Poi ovviamente ci va una protezione, la pellicola e quindi insomma sono andato spendendo poco e ho preso il tutto, perché il minimo per partire purtroppo ci va caricabatteria, se no non va, perché hanno cambiato il sistema, io manco lo sapevo, non so da quando, comunque ripeto, ero fermo al Plus 7, che comunque, che poi vedendo alla fine non era tanto più grande, quindi ero già abituato a queste dimensioni. E quindi alla fine ci vanno anche queste piccole cose. Bene, ho preso questo. Chiaramente c'ho tutti i tagli delle varie RAM e quei relativi prezzi. Io cercavo, mi sembra 256, se non voglio dire una cazzata, di RAM che costava sui 1349. Ahimè, non c'era. C'era da 1500 qualcosa, scusate, c'era da 526, adesso non lo so ragazzi, non sono molto, comunque quel taglio là, se non un terabyte c'era subito, però chiaramente il prezzo poi lievitava, perché poi alla fine questo veniva, dunque vediamo subito che non vi dico dati sbagliati. Praticamente siamo partiti, c'erano i tagli, vedete, mi sono fatto la foto dei vari tagli. Quindi partiamo da 1239, 1349, 1639 e poi arrivi a 1869. Questi sono i tagli che. E quindi alla fine ho detto, avevo questo subito pronta consegna, ho detto vabbè, prendiamo quello da 1639, faccio un finanziamento e poi alla fine vuoi fare anche l'assicurazione, metti succede qualcosa. La morale, sono arrivato a 1800. Boh, io non so, quando uno va a comprare qualcosa, per me è tantissimo, mai speso in vita mia così tanto per un telefonino. Ho detto vabbè, nella vita proviamo anche questa ebbrezza. A parte che io li tengo anni, per cui se non me li rubano li spacco, sono una persona che insomma non. Poi sono un po' abituato all'iPhone e mi trovo bene, ecco. E dato già sono mezzo accecato, ho perso un po' di vista, quindi più grande è meglio è. E per cui ho detto, ci ho pensato e ho detto vabbè, due conti e facciamo sta cosa. Ed eccolo qua. Io parlo ovviamente di un utente normale, non VIP, quindi giustamente uno va a vedere tutto.
ho detto va bene, dai, mi piaceva, anche perché comunque dal 7 c'è una differenza apicale, insomma, tante cose che, ripeto, magari usavo poco, e anche per le foto, insomma, se devo fare anche dei particolari, con questa telecamera va molto bene. Bene, e adesso niente, lo apriamo. Grande emozione. Mamma mia quanto costa. E proviamo questa emozione. Allora, qui è bello quando lo si svergina. Oppla. È sempre un'emozione. L'ho preso poi oggi, quindi fresco fresco. Bene. Aperto, apriamo e voilà. Beh, effettivamente non è brutto, eh? È un bel capolavoro, veramente un bel capolavoro. Devo dare atto che bello. C'è un business qua dietro, va bene, quello è ovvio, sappiamo, eh. Però mi sono sempre trovato bene, anche col 7 Plus, per carità, non posso. Questo è un 256, mi sembrava, o 235, se non mi ricordo, di tagli, ragazzi, anzi, per cui veniamo noi. Ah, che emozione però, ragazzi. Però è bello, uno dice. Te lo apri, te lo svergini, tanta roba. Qui vedo già una cosina qua che non capisco cos'è. Cos'è sta roba qua? Ah no, vedevo male. E praticamente c'è un puntino. Pensavo che era. Ho detto non ci vedo più niente. Ho detto che cavolo, è già rigato. Bene, questa è la sua pellicola. Perfetto. Dentro. Ecco, la mala sorpresa è che purtroppo anche qui hanno levato tutto e ti devi comprare caricabatterie. Insomma, uno spende 1800 euro di roba e alla fine, non, vabbè, comunque, quello, ma non so. È così. O così può. Poi qui tutte le varie cosine, la clip penso per metterla, insomma, le solite cose che mettono i telefoni, che nessuno legge, qualche forse c'è anche un adesivo. La mette nella macchina, nella moto, boh, che dove volete, lo tenere qua. E boh, quindi alla fine la scatola è ben. C'è poca roba, poca roba. E questo qua è cambiato, quindi praticamente è. Allora, questo è sempre uguale. Ah, maledetti, vedi, hanno cambiato questo. Questa porta qua. Che adesso questa porta qua la usano anche Samsung. Bene, allora ragazzi, e adesso prima di fare tutti i trasferimenti da un cellulare all'altro, inizio a mettere la pellicola, insomma, per non già mettere le manate. E vediamo poi il prossimo video, poi quando funziona tutto, tanto questo è un procedimento che ci va tempo. Ciao, alle prossime!